Allora, cominciamo e terminiamo l'ultima video lezione della giornata sulle patologie inerenti allo stomaco. Abbiamo fatto una trattazione insieme su tutto l'iter sommatorio in modo sintetico, ecco. Patogenetico, clinico, diagnostico, terapeutico, ma col professore, devo dire la verità, c'è stato un approccio clinico differenziale molto interessante. Magari quella precedente video lezione è più utile quando uno già ha una visione un po' più completa, cosa che non si ha subito, ma si può avere, voglio dire, non c'è niente di male. Poi c'è stata una video lezione sull'approccio prettamente diagnostico, abbastanza interessante anche. Diciamo una iniziale spiegazione sui principi cardine di terapia, l'asportazione chirurgica a margini sani, l'asportazione dei linfonodi metastatici di 2, l'asportazione a blocco di eventuali organi coinvolti, le gastroresezioni di Birroff tipo 1, tipo 2, le ricostruzioni di Rux, la gastrectomia totale di principio non si fa più, ma si fa quella totale di necessità, le derivazioni di stenti che ho già spiegati. Quindi ritorniamo a Birroff. Praticamente Birroff non è molto eseguita, tipo 1 perché il duodeno non è un organo fisso, in primis. Non ha un meso come il colon trasverso, ad esempio, ma solo anteriormente ricoperto dal peritoneo che lo tiene attaccato alla parete addominale posteriore. E per mobilizzarlo dovremo fare la manovra di Cochet, ovvero uno scolamento lungo la curvatura esterna del duodeno e cercare di mobilizzarlo, ma data la sua vicinanza con la testa del pancreas non si muove molto, per cui c'è il rischio che si possa seguire un'anastomosi sotto errore, sotto tensione, determinando un errore tecnico. La Birroff 2 invece, che è quella un pochino più problematica per gli effetti collaterali, si utilizza di più, si realizza sempre l'affondamento del moncone duodenale, una distanza sufficiente dal legamento di Treitz che sospende il duodeno, si prende che poi fino a quel livello arriva la gastroscopia. Si prende un'ansa, la si porta su e si realizza un'anastomosi definita parzialis, ovvero non viene anastomizzata tutta la bocca dello stomaco, ma solo una parte più ristretta per evitare una delle complicanze più gravi del gastroresecato, che è la sindrome di tipo dumping o sindrome da accelerato svuotamento, quindi restringendo, svuota lentamente. Nell'anastomosi vi è un'ansa afferente che porta il succo bilio pancreatico che sbocca a livello della papilla di Vater e che andrà a livello gastrico causando il reflusso bilio pancreatico, che è uno dei fattori poi di rischio che può portare appunto all'infiammazione cronica, all'atrofia e quant'altro. Poi c'è l'ansa afferente verso la quale poi progredisce il bolo alimentare. Un'altra modalità ricostruttiva negli interventi di gastrectomia totale. Ma anche nella gastroresezione, la ricostruzione secondo Rux a piede d'ansa o a Y, in cui si crea sempre un affondamento duodenale e dopo il legamento di Treitz si seziona un'ansa che viene portata in alto e anastomizzata con lo stomaco e una in basso che rappresenta l'ansa afferente che viene anastomizzata a piede d'ansa. Anziché avere un'anastomosi come Birroff 2, si hanno due anastomosi, ma ciò ha dei vantaggi perché in questo modo si evita il reflusso bilio pancreatico, che è importantissimo. Le indicazioni sulla gastrectomia subtotale sono tumori distali antropilorici che prevede l'asportazione dei tre quarti distali di stomaco, prima porzione duodenale, piccolo grande epiplon, linfadenectomia perigastrica dell'arteria epatica, splenica, gastrica, il tripode e ricanalizzazione con anastomosi gastrodigiunale. L'intervento viene eseguito con suturatrice lineare in cui ci sono una serie di clip metalliche come quelle di una spillatrice. E vai a ricostruire tutto. Ora, il discorso qual è? Qua, per esempio, c'è una sbobina sulla gastroresezione per via robotica, ma a me già mi è sembrata complessa leggerla, figurate a voi che mi sentite. Quindi io personalmente vorrei mettere da parte almeno momentaneamente tutto questo. Qui, per esempio, c'è tutto un discorso su tutti i numeri dei linfonodi. Io imparai a memoria tutti i linfonodi toracici per i tumori del polmone, non gliene frego più di niente al chirurgo toracico. Pazzesco. E infatti qua c'è la classificazione dei linfonodi extraregionali per metastasi a distanza come D1 da 1 a 7, D1 più da 1 a 9, D2 1, 9, 11, 12. Dove fondamentalmente l'1 e il 2 sono quelli paracardiali, il 3
appartiene alla piccola curvatura, il 4A-4B sono della grande curvatura, il 5 della piccola curvatura, il 6 è sottopilorico, il 7 è della gastrica sinistra alla biforcazione, l'8 è l'arteria epatica comune fino alla biforcazione, il 9 è il tripode celiaco, il 10 è l'ilo splenico, l'11 l'arteria splenica, il 12 il peduncolo epatico. Quindi il gold standard comunque terapeutico è far fuori il D2. Poi gli interventi palliativi li sappiamo. Per l'early gastric cancer si fa la mucosectomia endoscopica, che in realtà io l'ho già citata solo per la mucosa, altrimenti si fa una submucosal dissection quando siamo di fronte a una forma leggermente più avanzata. Poi c'è il discorso sul lifting sign, che è il segno del sollevamento, che permette di vedere se è possibile fare la mucosectomia. Si inietta questa fisiologica, magari con adrenalina, al di sotto della lesione da asportare. Se questa si solleva, fa un ponfo rispetto ai piani profondi della parete, vuol dire che la lesione non ha infiltrato gli strati più profondi, se fa il ponfo. Comunque, tutto l'approccio chirurgico io lo sto saltando, perché è veramente il blu di metilene come colorante vitale per vedere meglio la lesione. Sto andando rapidamente perché sennò ci perdiamo nel tecnicismo chirurgico, che secondo me dovrebbe essere una cosa che si fa a chirurgia 1, che già è complesso, ma non c'entra niente con gastro. Dopodiché il professore ha iniziato a parlare di altre robe, cioè i tumori del cardia, che sono quelli che poi possono essere responsabili di pseudomega esofago. E il punto in cui ci sono due epiteli, appunto, la linea Z tra quello squamoso e quello squamoso esofageo colonnare secernente gastrica. Qua c'è la classificazione di Siewert con anatomia endoscopica, quindi in centimetri di distanza dal cardia. Noi abbiamo il type 1, che è 5 centimetri su, 1 centimetro sopra, il type 2, che è alla stessa altezza o 2 centimetri sotto, il type 3, che è 5 centimetri sotto. Quindi tipo 1 da 1 a 5 centimetri sopra, tipo 2 da 1 centimetro a 2 sopra e al di sotto, e tipo 3 da 2 a 5 centimetri al di sotto il cardia. E infatti rispettivamente avremo un adenocarcinoma dell'esofago distale nel tipo 1, un adenocarcinoma cardiale vero nel tipo 2, un adenocarcinoma sottocardiale nel tipo 3. Vabbè, i tumori mo dell'esofago spiega quelli che sono adenocarcinomi o squamo cellulari, che sono proprio dell'esofago prossimale, legati al fumo di sigarette e alcol. Invece quelli da adenocarcinoma sono propri dell'esofago distale, quindi da esofago di Barré, da metaplasia. Il tipo 1 nel tumore del cardia è predominanza maschile, il tipo 2 e 3 per l'incidenza di Helicobacter pylori. Ora, fatemi tornare un attimo indietro, perché qui il professore sta mischiando un pochino le cose come gli piace a lui. Ovviamente, perché chi riscrive le sbobine non gliene fotte proprio di correggere queste cose. Mamma mia. E se già mo la gente è così ignorante dopo, terribile. Cioè vuol dire che proprio l'interesse comune di migliorare la qualità anche nello studio non c'è. Siamo proprio frecati, ma proprio frecati. Ma proprio frecati. Che cazzo di medici che ci saranno l'indomani? Guarda, non li voglio avere neanche vicino, per come sono già studenti oggi. Ah. Ci dobbiamo convivere. Allora, per l'esofago qua, vedi, sbob, 3, 12, 19. Solo per il discorso dell'accenno ai tumori dell'esofago. I tumori del cardia stanno diventando più frequenti di quelli distali. Questo è legato principalmente ai Helicobacter pylori, ma anche per il reflusso gastroesofageo. Quindi, reflusso gastroesofageo, andiamo a scriverlo nel reflusso: fattore di rischio per K cardiali. Ok, adesso andiamo ai tumori. E scriviamo fattori di rischio ai cavi tumori,
Fattori di rischio K cardiali, la GERD e l'Helicobacter pylori. Poi la diffusione linfatica. Nel tipo 1 avremo una diffusione al mediastino e alle anse celiache. Nel tipo 2 all'asse celiaco, all'ileosplenico e al paraortico, che è simile ai tumori gastrici. Quelli al mediastino e all'asse celiaco si fanno resezioni esofagee alte, si fa anche toracotomia, quasi sempre. Poi c'è il TNM, che avevamo già descritto. Però non così precisamente, T1A era tumore della mucosa, muscolaris mucose, T1B sottomucosa, T2 muscolare propria, T3 avventizia, T4 pleura, pericardio, diaframma, T4B invece, perché il primo era T4A, struttura adiacenti, aorta, corpi vertebrali, trachea. E infatti nell'adenocarcinoma abbiamo reflusso, metaplasia da Barré, displasia di basso grado, displasia di alto grado, adenocarcinoma. Ma questo, diciamo, per le forme da adenocarcinoma, che sono le forme dell'esofago distale, che quindi nella classificazione di, come si chiama, che non mi ricordo, nella classificazione di Siewert dovrebbero essere di tipo 1. All'RX del digerente si vede una scodella ulcerata per questi tumori. Con la TAC si vedono le metastasi, ma non è utile per la stazione linfonodale, per scarsa sensibilità. Però è utile per terapia neoadiuvante citoriduttiva. Neoadiuvante che si fa prima dell'intervento, in qualche maniera sterilizza il segmento anatomico, ecco. E riduce le recidive pelviche per carcinosi, però non riduce le metastasi a distanza. Per la valutazione della risposta neoadiuvante ecoendoscopica, risonanza magnetica della pelvi, bisogna poi distinguere il tessuto tumorale dalla fibrosi cicatriziale dopo la neoadiuvante. Ok, TAC-PET. Allora, TAC-PET utile nel post-operatorio e follow-up. Nel preoperatorio, in caso di lesioni dubbie, non ha valore nella stadiazione T, individua le metastasi che non si vedono con la TAC, per i linfonodi alti, cervicali, toracici e anche addominali è meglio della TAC. Ecoendoscopica invece ci fa vedere tutto praticamente. È operatore dipendente, distingue i vari strati, ha una buona accuratezza nella stadiazione T ed N. Però un terzo dei tumori non è superabile dall'endoscopio, quindi difficilmente studiabile. Meno accurata nella post neoadiuvante per via delle cicatrici, probabilmente, perché comunque è una sonda che non va oltre quella stenosi. Il trattamento è un approccio di solito laparotomico-toracotomico, quindi molto invasivo combinato, sia nel tipo 1 che nel tipo 2. Il tipo 3 invece trova giovamento solo da approccio laparotomico. Nel tipo 1, esofagectomia subtotale con margine di 5-10 cm dal tumore e resezione gastrica prossimale. Tenete presente, mentre sto dicendo questa cosa, sempre la cacchio di classificazione di Siewert. Vie di accesso laparotomica transtoracica destra secondo Ivor Levis. Linfadenectomia del compartimento addominale superiore, piccola curvatura, celiachi, arteria epatica comune, splenici, arteria gastrica sinistra, linfadenectomia mediastinica standard. Trattamento nel tipo 2, che è già più vicino alla giunzione, esofagectomia distale con gastrectomia totale o resezione gastrica prossimale. Via di accesso secondo Lewis o transiatale. Quindi Lewis transtoracico o transiatale, la linfenectomia, compartimento addominale superiore, quindi piccola curvatura celiaci, arteria epatica comune, splenici, arteria gastrica e linfonodi
Invece che mediastinici, pare esofagei, giusto. Nel tipo 3, che è ancora più basso, gastrectomia totale, con margine di sezione sull'esofago a 5 cm per le forme diffuse e 3 cm per le forme intestinali. Vie di accesso transiatale, linfadenectomia per il compartimento addominale superiore e linfonodi paraesofagei. La prognosi chiaramente dipende tantissimo dal TNM. Dopodiché il professore inizia a parlare dei GIST e a romperci le BIP anche sui GIST. Qua parla della sindrome dello stomaco operato. Ah, questa parte non l'avevo proprio notata. Qua c'è un approccio chirurgico nelle malattie croniche intestinali. Allora, questo lo devo mettere dopo, ma molto dopo. Oh, chi lo sapeva sta cosa? Malattie croniche intestinali. E qua. Aggiungerò anche questo. In questa maniera si blocca, ecco. Dunque, sul tumore dello stomaco, bene o male, rapidamente qualcosa abbiamo detto. Ora, il discorso dei GIST, che non ne ho proprio voglia, anche perché qui, quelle cose in più che ha detto il libro mi interessano principalmente, quindi tornando a noi, tornando lucidi. Nei GIST, allora, il tipo istologico può essere epitelioide, fusiforme o entrambe. Poi, questa era la prima cosa in più. L'altra cosa in più, in realtà l'incidenza dovrebbe dirla, 50 sesta decade, quindi dimensioni medie alla diagnosi 8 cm, quindi sempre in fase avanzata, isolati o con sindromi familiari come la carne Stratakis. Quindi queste sono le uniche informazioni nuove che ho avuto fino ad ora. Per quanto riguarda le mutazioni, sono CKIT o CD117 e DOG1 che sono mutate. E anche questa nuova. Bene, stomaco, piccolo intestino, sedi differenti, duodeno, colon retto, appendice, esofago e altri, bassissima frequenza, nuovo, che per il GIST di solito era lo stomaco quello più interessante. Poi sono rilevanti clinicamente maligni nel 20% dei casi, 10-30%, ematogena intraaddominale la metastasi al fegato, carcinosi peritoneale, rara quella linfonodale come metastasi, interventi resettivi limitati, resezioni parziali, cuneiformi dello stomaco, si usano nel GIST. Crescita pigra, quindi quando sono a lentissima crescita si possono utilizzare a chemel e radioterapia. Sintomi aspecifici quando piccoli, non specifici come sanguinamento, dolore addominale, massa palpabile. Altri sintomi includono sazietà precoce, astenia da anemia, ostruzioni rare. All'endoscopia vedi le masse sottomucose. Ecco una differenza importantissima. Diagnosi differenziale tra le neoplasie gastriche è questa, è che la mucosa che riveste queste GIST è normale. La biopsia quindi è inutile perché la mucosa è normale. Ecoendoscopia, che è la CEUS, si visualizzano gli strati di parete, la mucosa normale, si può fare una biopsia mirata della sottomucosa. In realtà anche utilizzando delle nuove metodiche di magnificazione e colorazione dell'imaging. Poi
Si valuta la profondità della lesione, ottieni un campione di tessuto, l'ecoendoscopia mostra che i cisti di alto grado hanno bordi irregolari, parte ecografico eterogeneo con spazi cistici e fossi ecogenici. Componente extramurale attaccata allo stomaco da un piccolo istmo. Aspetto a clessidra, quindi endofittico ed esofittico. L'istmo è il centro di quella clessidra. Quindi, approccio diverso tra GIST e adenocarcinoma. Immagini non sono richieste nel GIST e nell'adenocarcinoma almeno 4 cm di tessuto sano, 10 cm per forme diffusamente infiltranti, gastrectomia, resezioni cuneiformi segmentarie spesso sufficienti, gastrectomia totale raramente indicata nel GIST, gastrectomia totale per i tumori del terzo prossimale dello stomaco, adenocarcinoma, linfadenectomia non necessaria, invece il D2 sarebbe l'ideale per l'adenocarcinoma. La tabella di rischio, diciamo, prognosi in funzione dell'indice mitotico, della localizzazione e della dimensione. Elementi di referto istologico sono la morfologia, fuso cellulare, epitelioide mista, l'immunofenotipo con DOG e CKIT, OCD117, sede anatomica, dimensione massima, indice mitotico su 5 millimetri di cubi, quadrati, radicalità, rottura in vivo, analisi molecolare, patologie associate, quindi un pochino di tutto. Poi si usa l'imatinib quando diciamo l'approccio con l'imatinib per le forme metastatiche non resecabili. Dopodiché qua si parla di una cosa che non c'entra molto con il tumore dello stomaco, ma più con l'approccio chirurgico, che è il dumping syndrome o sindrome di accelerato svuotamento, che motiva il fatto che l'ansa efferente deve essere più stretta e non più larga a livello del piloro. Compare a breve tempo, a 10-15 minuti dall'intervento, per ingestione di alimenti sia liquidi zuccherati che iperosmolari. Sintomi con intestinali e vasomotori sistemici. Intestinali hai un precoce senso di pienezza gastrica, peso epigastrico, meteorismo, dolori crampiformi addominali, diarrea non frequente. Sintomi vasomotori, debolezza, l'ipotimia, desiderio di assumere una posizione clinostatica, sudorazione, tachicardia e flash cutanei legata alla serotonina, cioè come se fosse, diciamo, una sindrome da carcinoide. La patogenesi è legata al rapido svuotamento di materiale osmoticamente attivo nelle prime ansie digiunali, quindi scatena riflessi autonomi da distensione di ansia, libera interormoni, sostanze vasoattive, serotonina, bradichinina, neurotensina, peptide vasoattivo intestinale, ipovolemia da richiamo osmotico di liquidi nelle ansie intestinali, quindi comprenderete che normalmente durante le fasi digestive il pilore è contratto, qua non lo può fare. Quindi un'anastomosi eccessivamente ampia, oralis totalis, tutto ciò che mangi passa direttamente nelle ansie tenue e quindi non aiuta. Terapie, misure dietetiche, farmacologiche e chirurgiche. Dietetiche, pasti piccoli, cibi masticati, deglutiti lentamente, 6-7 pasti al giorno, bevande lontane dai pasti, ridurre l'assunzione di carboidrati, maggior apporto proteico perché si digerisce più lentamente, abolizione di bevande zuccherate, sdraiarsi dopo i pasti, ridurre l'introduzione di sali e ingestione di latte, perché sono iperosmotici. Misure farmacologiche, antidepressivi, sedativi, integrazione parenterale ciclica di ferro, integrazione orale di enzimi pancreatici ai pasti, octreotide sottocute, che dovrebbe essere un analogo del somatostatina. Asireotide, octreotide e lanreotide. La somatostatina è importantissima per l'ormone GH, del gigantismo. Terapia chirurgica. Nelle forme refrattarie a ogni terapia conservativa fai un reintervento efficace nel 70-80% dei casi. Sono appunto in senso antidumping, una ricostruzione gastrodigiunale su ansa defunzionalizzata alla RUX, conversione BIROF da tipo 2 a tipo 1. Quindi con ansa digiunale interposta in senso antiperistaltico. Vabbè. La trasformazione da tipo 2 in ansa RUX è più efficace nella maggior parte dei casi. Quindi questa chirurgia è stata fatta. E si chiude qua anche questo video.
Ci vediamo per la prossima video lezione. Buon pranzo a tutti.